bisogna prepararsi, formarsi per le sfide del futuro, innovazione, ricerca. Non bisogna poi arrivare diciamo nel futuro senza essere preparati, e questo sarebbe poi un grave gap da colmare. Oggi sono arrivati i dati di Union Camere, e i dati di Union Camere ci fanno ben sperare, perché diciamo cresciamo a livello nazionale insieme a Roma, la Puglia cresce del 0,67%, e a livello pugliese siamo praticamente subito dopo Bari, quasi alla pari di Bari, quella che cresce di più. Quindi vuol dire che il territorio sta rispondendo. Ovviamente le sfide del futuro passano attraverso l'innovazione tecnologica, attraverso la ricerca, attraverso l'alleanza tra il mondo delle imprese e il mondo della ricerca, e quindi dell'università. Allora a queste sfide bisogna arrivare preparati. È per questo che stiamo mettendo in campo tutte le energie affinché ci sia comunicazione e ci sia la consapevolezza che diciamo non possiamo essere distratti rispetto a queste sfide che ci verranno sicuramente, ci organizzeranno il futuro, e a questo dovremo arrivare preparati. I numeri ci dicono che c'è fermento. Ovviamente cosa dobbiamo fare noi? Qual è diciamo, la funzione di questo ente, che è poi la casa delle imprese? Quella di stimolare e di far capire alle imprese che possono anche affidarsi a noi come diciamo, ente pubblico che rappresenta le imprese, e a società che la regione ha come Nova Puglia per sviluppare questi processi. Cioè noi dobbiamo essere di stimolo affinché anche quelli più distratti sappiano che c'è questa opportunità.